Oggi nell'infrasettimanale abbiamo il Carpi come ospite qui al Pala Raiffeisen con al gran completo, come anche la squadra di casa, come già detto, partita importantissima per la classifica, sia per il Carpi che chiaramente vuole salire dall'undicesimo posto e Leppan che vuole rimanere in mezzo alle squadre che non vogliono giocare il play-out, chiaramente. Come già detto, inizio fra un paio di minuti. Iniziamo con la formazione del Palamano Carpi con il numero 1, Jurina Jan, vecchia conoscenza che giocava già a Bolzano e per cui portiere molto molto forte. Poi c'è Rossi Francesco col numero 4, Pieracci Luigi il capitano, c'è il numero 7 Marsam Josip, il numero 11 Segapeli Filippo, numero 12 Bonaccini Flavio, numero 17 Soria Daniele, 18 Haifrey Samà, 22 Ben Hadi Ali Osamma, 23 Serafini Samuele, il 24 Eric Milian, il 25 neoacquisto bravissimo giocatore terzino Kasa Kežnik, il 29 Beltrami Marco, 30 Sortino Gabriele, 45 Boni Giacomo e 94 Ceccarini Francesco. Allenatore come sempre Serafini Davide e gli arbitri, visto che ho già qui sulla lista, c'è Bieri Fabio, Savone Nicola che dirigono questo incontro. Invece la squadra di casa che gioca col numero 1 Bortolot Samuele, numero 6 Oberauch Jan Niklas, numero 8 Sliepcevic Dragan, numero 9 Singer Simon, il 10 Pircher Andreas, 11 Branch Thomas, 12 Raffl Christian, portiere, il numero 13 Widenhofer Alex, il 17 capitano Pircher Moritz, il 22 Starcevic Ratko, il 30 Lazarevic Uroš, il 34 Santinelli Omar, 39 Sepp Mattias, il 61 anche questo noi acquisto Stankovic Nicola, il 91 Moran del Pernt, in panchina come sempre la coppia Gagovic e Forer. E adesso siamo già all'inizio di questa partita, speriamo che sia una partita vibrante sotto tutti gli aspetti, sicuramente fisica, visto che le formazioni hanno dei giocatori molto alti e fisici in campo. E si inizia qui al Pala Raiffeisen questo incontro, come dicevo, importante. Vediamo come si comportano le squadre già subito dall'inizio. Sappiamo che Leppan ha vinto sabato contro il Siracusa, ha vinto bene. Qui c'è anche un bellissimo portiere già in porta che blocca Lazarevic e poi c'è il palo che dà il suo contro Dragan Sliepcevic, per cui il risultato sempre 0-0. E il Carpi che è al primo attacco. Ancora i saluti dei ragazzi. E via questa partita sicuramente interessante con tanti spettatori. Speriamo che siete in tanti a vedere questo incontro. Ecco che già Raffl blocca il primo tiro non proprio deciso casa in questo momento col tiro, però c'è Jurina che fa anche il suo, già secondo
secondo tiro di Lazarević che si prende. Sappiamo anche che Leppan alla prima di andata, alla prima partita del Carpi in Serie A da un paio di anni ha vinto nettamente, però c'era un'altra squadra in campo, adesso c'è un portierone, anche se il portiere in quel momento ha anche parato bene, c'è Casa che sicuramente può dare un cambio nell'attacco a Serafini, o diciamo meno un cambio ma un'alternativa su tutte le posizioni di gioco. Infatti vediamo Marchand che adesso può giocare centrale, fa subito il numero 7, fa subito il 0-1. Si svegliano adesso anche i sostenitori dell'Eppan. Tiro fuori e c'è Jan-Niklas Oberau che si prende questa palla, vediamo cosa fa Starčević, fa l'1-1, palla difficile per il portiere, comunque 1-1. Chiaro che questa partita sarà decisa probabilmente nelle difese delle due squadre col portiere. Per invasione della difesa, cambio portiere, entrerà Bortolot a cercare di prendere questo rigore. E c'è il 94, Ceccarini Francesco. Alla mancina del Carpi. Vicino alla testa di Bortolot dopo qualche finta. Tiro franco. 2-1 il risultato dopo 4 minuti. Pallone intercettato sempre da Ceccarini che fa il 3-1. Subito in difesa, subito gol di Starčević. Missile! Si svegliano le formazioni adesso con le velocità. Palla bloccata da Raffl. Pallone buttato via da Leppan. Subito munizione per Branch. Peccato per questo pallone che Starčević passa a Lazarević e non riesce a tenerla in mano bene. 3 errori già per Uroš Lazarević, 2 tiri sbagliati e una palla persa, comunque manca ancora 55 minuti per rifarsi e qui abbiamo il 24 Miljan Erik che
tenta e adesso si sblocca anche Lazarevic. 3-3 il risultato. Vediamo in difesa il cambio di Widenhofer, il numero 13, che difende su Eric. Tiro, bel tiro di casa. E subito velocissimo Jan-Niklas Oberauer. Centro veloce, subito anche qui rigore, la palla passa da un campo all'altro velocemente, passaggio, tiro della maglietta, e di nuovo rigore con Ceccarini. Sotto le gambe di Raffl, 4-5, vantaggio il Carpi che spinge molto. Scusate, la tele che si è abbassata, riprendiamo subito. Ci vorrà una prova di forza maiuscola di Deleppan contro questa formazione. Qui vediamo un bel tiro di Ratko Starcevic, però troppo centrale, e qui ho anche una difesa di Branch poco attenta. Questo un fallo di ammunizione, poteva starci anche un due minuti, visto che il fallo era in piena corsa, ma vediamo se gli arbitri poi proseguono con queste decisioni, per cui tutto bene. 6-4, più 2 per il Carpi, che si affida soprattutto al suo portiere che para bene. E c'è Uroš Lazarević, tiro all'angolo corto molto preciso, difficile per Jurina. E di nuovo Jan-Niklas Oberauer. Jan-Niklas Oberauer che non riesce a superare Jurina in questo momento. Bellissima parata, difficile. Risultato 5-6 con il Carpi di nuovo in attacco e con Marsham che arriva a piena velocità, ma il tiro sarà di casa, parato da Raffl. Alta parata di Raffl, sicuramente non è colpa dei portieri se qui tiro doppia parata del portiere del Carpi su Lazarević, e anche Raffl in questo momento riesce a metterci una mezza pezza, niente da fare, 5-7, qui ritmi devastanti per le formazioni, con un portiere sia da parte dell'Eppan e ancora più super
in porta al Carpi. Altro tiro di Branch sul portiere, poco mirato. Altro gol di casa. Arriva Stankovic. Stankovic che entra per Branch. 8-5 il risultato. Eppan deve svegliarsi. Sono già meno 3 dopo 12 minuti. Qui ci vuole più cuore, più precisione al tiro. La precisione c'è per Uroš Lazarević, 6-8. Altra parata di Raffl. Altro gol, bel tiro di Starcevic, non perdona, missile anche questo, 7-8. Partita interessantissima su tutti e due i lati, non si regalano niente, le difese non proprio solide ma attente, con tanti tiratori da fuori. Qui non si capiscono due giocatori dell'Eppan. Angolo. Vediamo cosa fa Stankovic, solito Lazarević. Stankovic che deve prendersi più responsabilità, si affidano troppo i ragazzi su Lazarević e Starcevic. Vediamo le difese che escono a 9 metri. Mancano poi i passaggi al pivot. Qui c'è un altro palo purtroppo per l'Eppan. Chiaramente bisogna mirare sempre più verso gli angoli, visto che c'è un portierone in porta al Carpi, e per cui si sbaglia di più. Attacco, cambio per Marsham con Eric. Altra parata di Raffl, sicuramente Raffl anche lui dà una bella prestazione qui. L'Eppan che deve aprire la difesa e su questi giocatori che tirano da fuori, con la possibilità per il pivot di avere più spazio. Tiro di Stankovic, fuori anche questo, però sotto fallo. Gargovic che chiama lo schema per i suoi ragazzi. E vediamo che con tutte le fortune Jan Niklas fa questo gol. C'era anche ancora il piede di Juina, scusate. Difesa in ritardo. Rigore
di nuovo con Ceccarini che dopo 16 minuti 9-8 per il Carpi, per cui siamo alla media dei 40 gol ormai. Gol, bel tiro, 8-10, ha sorpreso Raffl con questa elevazione. Leppan che rincorre già per 15 minuti un po' il risultato. Ecco, bel passaggio su Singer, para anche questo. Vediamo, fa Leppan. Stankovic, bel gol, Stankovic, angolo corto, 9-10. C'è Lazarevic che lotta in attacco e difesa. Ecco il cambio, Casa che viene in centro, Massam che rimane su quello che sa fare. Brutto tiro di Beltrami proprio in centro para Raffl. Comunque passaggio perfetto a questo pivot. Chiaro che Leppan dovrà inventarsi qualcosa di bloccare di più questi passaggi al pivot, ma con le uscite che devono fare, ecco, subito contropiede, bravo Raffl, bel passaggio a Dragan, non facile da prendere visto che l'ha presa quasi in schiena. 10 pari e time out chiesto dal Carpi, un minuto di pausa per tutti. Ecco di nuovo in campo le formazioni, 18 minuti e 37 sul cronometro, 10 pari, tutto dall'inizio di nuovo con un leggero vantaggio del Carpi che attualmente sembrava più fresco, ma due contropiedi e due gol veloci dell'Eppan portano il risultato al 10 pari. Con un Marsham che può tirare dai 7 metri, Raffl non può farci niente e c'è Dragan Zljepcevic, 11-11. Qui viene richiamato un doppio che ci stava, sorpreso forse l'arbitro che non l'ha visto, comunque arriva Masham in velocità, Eric, sfondamento chiamato,
L'arbitro fischia e si riparte da più in basso. Peccato, è partito in velocità, hanno capito che fosse una possibilità importante nel gestire la partita. Bel gol, palla sporca, 12-11 Stankovic. Non si risparmiano queste formazioni in campo. Adesso c'è un po' di pausa per la pulizia. Velocità micidiale. Formazione del Carpi che sicuramente darà del filo da torcere nel finale di questo campionato. Mancano un bel po' di partite ancora e per cui tutti hanno la possibilità di rifarsi o di perdere le posizioni che hanno. Vediamo. Bella difesa, però anche un bel tiro netto nell'angolo. Un bel tiro nell'angolo, niente da fare, Raffl, qui ci vorrebbe un'altezza micidiale per prenderla. 12 pari. Vediamo se le formazioni riescono a tenere questo ritmo. Brutto fallo questo su Lazarevic, ai 7 metri era da solo davanti alla porta, poteva starci anche un rigore. Niente da fare, l'arbitro non decreta il rigore, per cui si prosegue. Due uomini su Dragan Zdjepcevic. Vediamo, passivo, tiro sotto mano di Starcevic che va nelle nuvole. Si cerca la palla. Vediamo. Palla di nuovo in campo, difesa, cambio difesa, c'è di nuovo Branch in difesa, bella alta, però bisogna chiudere anche gli spazi, non solo l'altezza conta. Pieracci al centro, vediamo, c'è casa, arriva Pieracci che spinge. Bel passaggio su Marsham che gioca su tutte le posizioni e fa gol. 13-12, tiro bruttissimo di Stankovic, c'è Carini chiaramente subito in velocità. 12-14, time out chiesto da Gagovic e un altro per quelli che sono in campo.
dopo i consigli degli allenatori, Gagovic soprattutto che incita i suoi su più coraggio nell'uno contro uno entrando in difesa, si riparte all'entresimo con un risultato di 12-14, un 0-3 parziale adesso del Carpi, che in 2-3 minuti ha ribaltato tutto. Vediamo cosa fa Lepan, marcatura quasi a uomo e palla che va nell'angolo. Già chiamato il passivo, vediamo, solito tiro di su Lazarevic, difesa agguerita e paratona di Jan Jurina. Con tutti questi Jan mi perdo un attimino, scusatemi. Mancano 5 minuti e mezzo alla conclusione del primo tempo. Entrato Soria come pivot. Passi di Pieracci. Eppan spinge, ma c'è Stankovic che si becca il portiere. Cambio di Lazarevic. Si sposta Ratko, anzi c'è Branch adesso sul terzino destro, vediamo cosa fa, ci sarà Jan Niklas Oberauch che è qui. 2 minuti su Pieracci, che forse è un po' eccessivo questi 2 minuti, però arbitri, non discutiamo degli arbitri. 6-5 in campo adesso, vediamo cosa riesce a fare Lepan, se riesce a fare degli spazi, trovare degli spazi migliori. Passaggio brutto, passaggio di Ratko Starcevic. Vediamo, nessuno si prende la responsabilità, piede, c'è doppia parata anche qui, Jurina, micidiale. Bella prestazione, complimenti ancora. La differenza di questi 2 gol intanto li ha già fatti il portiere. Vediamo, c'è una marcatura uomo di Niklas Oberauch su Casa. Tiro di porta a porta di Raffl, non c'entra la porta. Peccato questo passaggio, rimane Jurina adesso in campo. Peccato, gol facili e prima della pausa gol importanti. Anche qui forse dei passi non visti, ma comunque cambia tanto. Ci sono dentro 2-3 giocatori nuovi del Carpi,
subito contropiede. Branch 13-14, non sbaglia. Jurina sempre lì, se la prende con i suoi. Partita bellissima, 2:10 ancora da giocarsi nel primo tempo, -1 per l'Eppan. E vediamo cosa fa Pieracci. Entra Marsham su casa, Marsham di nuovo, bel tiro anche questo, parabile però all'altezza dove è arrivato. Vediamo cosa fa Starcevic, fa un tiro sulla traversa. 13-15, questa è la pallamano, si cambia subito, vediamo se l'Eppan riesce a riagguantare il Carpi prima della pausa o se va nella pausa con un -3. Speriamo che la società di casa riesca a smuoversi. Eric Marsham che tira di nuovo da fuori, tiro bloccato che va nell'angolo, mancano 40 secondi. Chiama l'altro schema Serafini d'aiuto ai suoi, palla buttata al vento, comunque 35 secondi sotto passivo. E palla recuperata da Fortunato Ratkosevic che recupera questa palla e la dà in mano agli avversari. 15 minuti -3 l'Eppan, 15 minuti scusate, è chiaro, 15 secondi. Vediamo cosa fa, passaggio e tiro e si finisce il primo tempo al 13-16 dopo 30 minuti di corse forsennate qui al Palraiffeisen, e ci sentiamo fra 10 minuti cari spettatori per il secondo tempo. Bite. Woo!
bite. Woo! A bite. Woo! Bite. Woo!
bite. Woo! A bite. Woo! Sta per iniziare il secondo tempo in questa partita interessantissima qui al Pala Raiffeisen di Appiano, in questo infrasettimanale. Ultimi tocchi di organizzazione, le squadre già in campo. Eppan a meno 3, deve recuperare 3 reti, sicuramente non facile. Squadre toste oggi qui, giocano bene tutte e due le squadre, c'è una differenza forse con un Jurina in super giornata che ha fatto qualche parata in più di Raffl, però sicuramente anche Raffl ha fatto un'ottima partita fino adesso. Vediamo subito un tiro di Eric parato. Arriva in velocità Leppan, velocità, vediamo cosa fa. Niente, si blocca l'attacco, c'è il cambio con Lazarevic che adesso ha la panchina dalla sua, è un cambio più corto. Vediamo fin quanto fanno andare gli arbitri, vedono dei passi di Jan-Niklas Oberauch. Forse non c'erano, però si prende la palla, va in contropiede Dragan Ljepcevic e trova un'altra parata del portierone Jurina. Bloccato il risultato 13-16. Casa, bel passaggio, bel tiro sull'angolo di Sortino. Più 4 adesso, più 4, tiro, brutto tiro, bel gol dall'altro lato. Più 5 adesso, si sta per decidere la partita in nanosecondo se va avanti così. In difficoltà Leppan. Con due tiri sbagliati arriva Stankovic. Non molla Leppan chiaramente. Più 5 per il Carpi e gol di Lazarevic. Non ci casca l'arbitro su questo sfondamento provocato. Bravo arbitro in questo caso, ci ha provato la difesa. Più 4 sempre per il Carpi. Arriva Eric, casa, Marsham, bello
Bella parata di Raffl, due minuti su Stankovic che qui fa una brutta figura in difesa su Marshan, si becca due minuti e il pallone è entrato nella parte superiore della palestra, per cui bisogna cambiare il pallone, come si dice, pallone buttato al vento. Rigore che lo stesso casa. Realizza 14-19. Esce Raffl, porta vuota. Importante non perdere la palla ormai. Singer, arriva Branč, Lazarević, Ratko, Starčević. Poco spazio, poca profondità, Leppan. E gol di Dragan Ljepčević, 15-9. Non molla Leppan. Troppa posta in palio qui a Leppan, palla Raiffeisen. Erik Miljan che entra nello spazio vuoto, poco attenta alla difesa sul passaggio lungo. Leppan che fa anche una buona partita, però si ritrova tante volte il portierone davanti e tiri poco precisi qualvolta. Anche questo è un passaggio non arrivato a Ljepčević. Vediamo cosa fa Branč. Branč riesce a entrare. 16-20, risultato che va su di giri dopo 5 minuti. Siamo già passati a 7-8 gol. Vediamo cosa fa casa. Casa fa gol. E c'è subito un time out chiesto da Gagovic. 21-16 risultato dopo 6 minuti. Carpi che ha forse un attimino più spinta nell'attacco, con supporto chiaramente anche dietro la difesa, saranno dei cambiamenti nella formazione dell'Eppan dopo i consigli. Vediamo se entra Bortolotis o meno, sembra di sì. Cambio portiere, reagisce subito Gagovic, porta in campo Pirher Moritz, il capitano, giocatore veloce che cercherà di entrare negli spazi. Partita già iniziata di nuovo. Thank you.
altro tiro bloccato da Jurina su Lazarevic. Vediamo che Leppan ha cambiato la difesa sul 5-1, più spazi chiaramente per il pivot Beltrami, che vediamo cosa fanno gli arbitri su Pieracci. Altri due minuti, strattona la maglietta di Lazarevic e se ne va in panchina. Altri due minuti, stessa sorte per Sortino, che si tiene Lazarevic per la maglietta. 6 contro 4, adesso vediamo cosa fa Leppan, basterebbe un bel passaggio lungo, invece il passaggio è corto. C'è un passaggio su Branch. 17-22 il risultato. Vediamo, ci saranno due marcature a uomo su Marsham. Entra Ben Hadij Ali e sarà sicuramente un giocatore veloce, e purtroppo Bortolot non riesce a bloccare questo tiro di casa. Invece c'è Jurina su Jan-Niklas Oberauch, pronto, per cui 6 gol di scarto e Leppan non riesce a sfruttare questa superiorità numerica. Chiaramente adesso i passaggi saranno più, e come ve l'ho già detto, ci sarà il giocatore veloce che si sceglie Lazarevic, che in contropiede poi fa il suo. Però chiaramente solo 2-2 adesso il risultato con la superiorità numerica, meno 6 per Leppan, abbastanza drastica adesso questa situazione. Passivo chiamato, casa che tira angolo. Palla buttata al vento. Vediamo cosa fa Uroš Lazarevic. Fa gol, 19-24, ancora 20 minuti, saranno 20 minuti lunghissimi per tutti quanti. Comunque Carpi sempre in vantaggio, più 5. Piede di casa, non fischiato, e gol suo. C'è una difesa sbagliata su questo giocatore, perché la finta va sempre nelle stesse direzioni e il giocatore rimane dietro di lui, lasciandogli la possibilità di tirare.
con la mano destra e vediamo se se ne accorge anche il difensore di questo suo vizio. E Lazarevic, di nuovo lui, tiene Lepan, 20-25, comunque Lepan non riesce ad arrivare a un pari importantissimo per aprire di nuovo la gara. E qui ci sarà un 2 minuti e un rigore netto, giustissimo. Si è anche fatto male Pierre Moritz su un colpo al polpaccio probabilmente. Più gioco nelle file del Carpi. E Bortolot che para questo rigore importantissimo. Entra Santinelli al centro, chiama subito lo schema . Vediamo cosa fa Santinelli. Passaggio Lazarevic, Starcevic. Un po' e rigore anche per Lepan su questa trattenuta a Dragan. Palla che dovrà essere ricercata un'altra volta. C'è Starcevic che va a tirare questo rigore. Bel tiro, bel angolo, 21-25. Lepan che si ritrova in 5 contro la formazione del Carpi. Santinelli che qui perde la posizione e lascia tutto lo spazio all'ala. Sempre più 5. Tiro marcato, c'è anche un piede. Marcatura uomo su Lazarevic che non vede Janiklas entrare. Di nuovo un pezzo della palestra che si alza, sistemato. 6 contro 6, di nuovo Lepan, sempre meno 5. Vediamo se Santinelli riesce a dare. Fallo visto bene dagli arbitri. C'è Pieracci che si prende Lazarevic. Altra traversa di Ratko Starcevic, fortunato oggi. Qui viene richiamato subito il passivo che poteva starci visto la palla prima che non si sapeva dove andava a finire. Qui chiaramente lasciando le ali così
con una mossa strategica si dà la possibilità di fare un bel gol. 27-21, mancano 15 minuti, il Carpi non molla la stretta, Leppan rincorre, non vede il compagno Starcevic che entra e si butta via una palla. Concentrazione al vento. Qui ci vuole un cambio di rotta dell'Eppan o un mezzo miracolo se vuole portarsi a casa questa partita. Partita che si sapeva che era dura, però c'è anche da dire che queste entrate solitarie delle ali non possono esserci. Cambio subito di Santinelli dopo questo errore. Vediamo, c'è Jan-Niklas Oberauch adesso a terzino. Stankovic che non è deciso, non guarda la porta. Guarda la porta adesso, prende il palo e niente da fare. Altro palo, sfortunato anche Leppan in questo secondo tempo. Più 7 adesso. Con una difesa sicuramente anche stanca ormai. Altra palla persa del Carpi. Vediamo Jan-Niklas Oberauch. Branch che non accetta questo passaggio. La differenza che le ali del Carpi sono entrate in tutti i buchi possibili, immaginabili, e Leppan purtroppo non ha questa possibilità. Sembra c'è un gol di Stankovic, 22-28. Casa sempre marcato stretto in questa 5-1. E si tuffa Pieracci nella difesa dell'Eppan trovando il varco. 29 i gol già dopo 18 minuti al secondo tempo. Purtroppo Leppan con questa difesa aperta 5-1 non riesce a chiudere i buchi nella difesa. Stankovic si prende il cuore e fa il 23-29, però ci vuole più unione nella difesa. Non ci sono più i tiri da fuori del Carpi, ma entrano sui 6 metri. Fondamento di Beltrami. Singer da angolo
angolo stretto non riesce a fare gol su Jurina, anche un angolo troppo stretto visto la giornata di grazia del portiere del Carpi. C'è un time out chiesto dal Carpi e ci sentiamo fra un minuto. La partita, Epan sta cercando in tutti i modi, cambiando difese, a mettere in difficoltà il Carpi, ma la formazione ospite tiene bene, anzi benissimo direi. Si aprono i varchi. Difesa chiaramente questa dell'Eppan, che è molto dura. E poi c'è anche un tiro da fuori dell'ala, un pallone buttato via, un fallo. Questi sono, dopo che la difesa ha lottato tantissimo, si buttano via questi palloni facilmente cercando di fare gol veloci. Però questa è la sorte che tocca l'Eppan. Vediamo Starcevic che entra e trova di nuovo un portiere super. Tante le occasioni sciupate. Vediamo Jan Niklas Oberau che serve bene. Dragan 24-29, mancano 8 minuti. Vediamo se l'Eppan riesce ancora a limare il risultato per diventare pericoloso in questo ultimo spazio della partita. E sbaglia Beltrami, anzi para Bortolot, colpo di Pieracci, gol. 2 minuti sarebbero anche questi, lui che ha già 2, è già uscito 2 volte, niente, non l'ha visto l'arbitro, fa andare avanti, 25-29, subito passivo, vediamo cosa fa Marsham, in difficoltà. E a Bortolot che dà la palla all'avversario, di nuovo più 5, un errore madornale in questa situazione. Vediamo l'arbitro, cartellino giallo per l'allenatore. Eppan che dà l'anima in questa partita, però negli ultimi 3-4 minuti una parata mostruosa, 2 palle recuperate dal Carpi, queste sono le palle che fanno male, perché nell'attacco mirato
vediamo anche una difesa pronta su Starčević. Altra palla. Vediamo, Singer, bel gol. Singer, bel gol, non molla Lepan, 26-30. Arbitri pronti in questa partita, sbagliano pochissimo, vediamo, strattone anche questo, gol. Jan Niklas Oberau che si fa parare un altro tiro da Jurina, palla ancora in possesso. Anche da Stanković adesso, perché la difesa si occupa soprattutto di Starčević. Qui Jan Niklas Oberau adesso che ha preso la posizione di Lazarević. Branč, tiro, parata, palo, tutte le sfortune di questo mondo per Lepan in questa ripresa. Bella lotta dell'Epan, non bisogna, a parte qualche palla buttata veramente nelle mani del Carpi, non bisogna ricrimare niente a questi ragazzi oggi. Se il Carpi si porta a casa i due punti, se li è meritati, visto tutta la partita, però c'è anche un Epan che è presente, che gioca bene e ha un portiere forse meno effettivo dell'avversario in campo in certe situazioni, ma i tiri franchi da queste distanze sono micidiali. E di nuovo un più 6, questo sarà il risultato che Jan Niklas cerca di sbloccare con questo tiro missile terra-aria. Jurina che non l'ha visto, più 5, 3 minuti e 10, c'è ancora la possibilità del miracolo, ma non bisogna più subire gol. Passivo chiamato. Due punti importantissimi e questo sarà la decisione finale. Rigore. Ceccarini di nuovo. Tempo non è stato fermato e fa gol. Più sei, impossibile per Lepan recuperare questo svantaggio. Carpi si porterà a casa i due punti e salirà la classifica, e invece Lepan dovrà sudare ancora di più nelle prossime partite. Adesso c'è la pausa di 2 settimane. Branč che fa un bel tiro, non si prende il tiro dall'ala, viene su da terzino, bel tiro, più 5,
risultato ormai scontato. Entra il 23 Serafini. Stankovic che va verso la difesa con i suoi salti in lungo. Sfondamento questo, sfondamento netto, però queste sono le situazioni dove non si sa cosa viene fischiato, perché sfondamento di Aniklas, d'altra parte difesa in area, tutto è possibile nella pallamano. E comunque, visto da questa postazione, lo sfondamento ci stava, ormai risultato 34-28. Ci sarà ancora forse questo attacco che si conclude per l'Eppan. Ci sarà un rigore, 2 minuti di Marsham, tutto in ritardo. Queste cose Stankovic doveva farle 50 minuti fa. Eppan esce sconfitto da questa bella partita. E Ratko Starčević, 29-34. L'Eppan ha dato tutto, ha trovato un Karpi favoloso, un portiere stupendo in porta, niente da fare. Tanti errori in difesa, con delle aperture troppo grandi e dei passaggi sbagliati. Comunque in tutto Karpi si porta a casa i 2 punti. Noi ci sentiamo fra 2 settimane. Una buona pallamano a tutti e a risentirci alla prossima.
Aghia, non potevi dire. Non ti preoccupare. Vabbè. Crema, neve, neve. Neve, neve. A quest'ora è neve, poi... Basta. Eccoci. Prova il microfono. Ok. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3. Dove Gianni, lo tengo? Qua? Gianni Urinà. Oggi hai fatto un partitone. Non ho seguito le altre partite, se è sempre stata così, comunque oggi hai massacrato l'Epan, avete vinto 29-34, sicuramente una buonissima parte era la tua. Dici cosa hai visto in partita, cosa vuoi raccontarci? Beh, sicuramente è stata una bella partita. Una bella partita, dall'inizio alla fine, un po' di più per noi ovviamente. Sapevamo che sarebbe stata dura, l'abbiamo preparata bene, è anche vero che i miei compagni comunque mi hanno dato una grande mano come in tutte le altre partite. Stiamo entrando nel ritmo che vuole il mister, nel gioco che vuole il mister. Niente, oggi devo dire che ci è andato tutto di sedere, quindi di tutto e di più, quindi è andato tutto. No, abbiamo sbagliato poco e questa è stata la differenza. Infatti avevamo la prima partita della stagione quest'anno a Carpi, che poi ha vinto l'Epan, oggi c'è stata la rivincita, chiaramente la formazione vostra si è rinforzata, è cambiata, è più agganata, c'eri tu in porta questa volta, anche se all'ultima occasione il portiere ha parato bene anche lui, comunque adesso si risale la classifica con due punti importanti. Io penso che se bastano le partite per la fine stagione forse ci può anche essere l'occhio di uscire dal play-out. Cosa dici? Beh, quello sicuramente, quello non nascondo che è il nostro obiettivo. Avendo vinto qui magari c'è ancora più rammarico per quei punti persi per strada banalmente, quelle partite vinte perse all'ultimo secondo, potevamo essere fuori già da un bel po', però siamo neopromossa. Ci sta che dobbiamo faticare più degli altri. Ora testa alla prossima partita e se giochiamo così, perché no provare a veramente uscire da questa zona play-out? La play-out non è lontana, i vostri punti con questi due punti importanti questa volta. E adesso ci dai la pausa di due settimane e poi chi tocca arrivare a Carpi? Noi adesso la prossima andiamo a Comersano, quindi incontriamo... Non devo dire, spendere più parole per descrivere Comersano, una grandissima squadra, ha due squadre praticamente, una in campo, una in panchina. In casa ce la siamo giocata bene, poi ovviamente l'esperienza ha fatto il suo gli ultimi 4 minuti. Noi andiamo lì sapendo che non siamo i favoriti, però lo sport è lo sport, mai dire mai, e se ci va bene tutto come oggi, perché non provarci? Bene, intanto allora buona partita a Comersano, intanto due settimane di recupero adesso per allenarsi bene per questa partita, ci rivediamo di nuovo in TV o dove ci toccherà andare, se c'è un play out o meno. Comunque complimenti al Carpi e a tutti voi e buon rientro. Grazie, grazie. Speriamo che festeggeremo insieme l'uscita del play out. Bene, grazie ancora. Grazie, ciao, grazie. Poi? Die Wahrheit. Andy, kannst du mal jemand fragen, ob jemand zu der Linken, zur Intervista? Gerd Pitschen. Ja. Er kommt. Ich weiß nicht, wer kommt.
Agnew Stukin. Ok, tocca al capitano dopo la sconfitta dell'Eppan venire ai microfoni, è sempre una situazione dove ognuno vuole starsene un po' per sé o con i compagni per discutere. Comunque Eppan perde 29-34 in casa contro il Carpi, Carpi che chiaramente non è più il Carpi dell'andata, si sono rinforzati molto e oggi c'è stato un portierone che veramente ha messo in difficoltà l'Eppan in tutta la partita. Cosa ne pensi, Moritz? Cosa ci dici? Sì, la partita ci è andata malissima. Complimenti al Carpi che veramente si sono migliorati molto rispetto all'andata, però quello non può essere una scusa della prestazione che abbiamo fatto oggi, perché fin dal primo minuto abbiamo giocato male, sia in attacco che in difesa. Non siamo riusciti a fare gol in contropiedi o da 6 metri, niente, e Jan Jurina ha parato anche molto bene. Io dalla postazione devo dire che la partita, forse da pensiero mio, non era così male. È chiaro che la difesa con 34 gol non può essere elogiata, perché c'erano dei spazi abbastanza aperti, poi soprattutto con la difesa 5-1 si sono aperti ancora di più. Non è bastato l'impegno dei ragazzi dell'Eppan perché il Carpi è entrato da tutte le parti facendo gol e in difesa aveva effettivamente una marcia in più. Adesso c'è la pausa di 2 settimane, poi delle partite importanti, perché la fase playoff diventa sempre più calda, le altre concorrenti arrivano da dietro, e per cui Moritz, adesso ci sono 2 settimane importantissime, non di pausa ma di riflessione e di tanto allenamento, perché il campionato non è finito. Si fanno i conti alla fine e pertanto bisogna lottare sempre. Giusto, il campionato sicuramente non è finito, adesso dobbiamo dare tutto e dobbiamo iniziare già domani con l'allenamento e pensare un po' ognuno cosa deve fare e allenarsi. Bene. Allora bisogna ascoltare i consigli dell'allenatore, ognuno anche parlando fra di voi, questo è anche un compito del capitano, sempre tirare su di morale o combattere assieme alla squadra, per cui ti auguro un buon inizio della seconda fazione della ripresa e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Verteidigung reicht es nicht, weil sie machen nicht.